Grazie Presidente. Ministro, come sarà venuta a conoscenza leggendo l'interrogazione, il Comune di Trieste ha aderito a un progetto già antecedentemente sperimentato con i fondi della Regione Friuli Venezia Giulia, con ovviamente il patrocinio della Presidente Serracchiani, un gioco cosiddetto del rispetto, un gioco del rispetto che nelle parole mirerebbe a contrastare la violenza sulle donne. Peccato che questo gioco, in realtà, leggendo l'opuscolo informativo, il kit che viene distribuito nelle scuole materne, ovvero rivolte a bambini da 3-6 anni, è palese che in realtà voglia andare a discutere, trattare e modificare il normale percorso di crescita della sessualità per i bambini. Le dico questo perché nello stesso opuscolo informativo, lo stesso opuscolo formativo di questo gioco del rispetto mira ad attuare un primo intervento che permetta loro di esplicitare e riorganizzare i loro pensieri, offrendo ai bambini un punto di vista alternativo a quello tradizionale. Le chiedo quindi, Ministro, visto che si tratta chiaramente di cercare di instillare l'ideologia gender fin dalla più tenera età, che posizione vuole assumere il suo ministero per scoraggiare il proseguimento di iniziative di questo tipo, rivolte soprattutto a soggetti così indifesi dal punto di vista psicologico? Grazie. La Grazie. Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Giannini, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Onorevole Fedirga, l'iniziativa di cui lei fa menzione riguarda appunto un progetto del Comune di Trieste sulla base però di un'iniziativa regionale che è precedente anche nel tempo e che è stata proposta a 18 scuole paritarie comunali dell'infanzia, sentite le famiglie, i rispettivi consigli scolastici e chiesta l'eventuale adesione. Io ovviamente doverosamente raccolto tutte le informazioni sia dall'Ufficio Scolastico Regionale sia dagli soggetti interessati. Sono in grado quindi di fornire alcune precisazioni di replica alla sua interrogazione. Il progetto, come lei ha detto, più specificamente si propone di fornire agli insegnanti della scuola dell'infanzia elementi teorici e strumenti pratici per operare con i bambini sui temi della parità e del contrasto alle discriminazioni e alla violenza contro le donne. È un progetto che prevede formazione degli insegnanti, iniziativa sia presentata dagli stessi docenti ai rispettivi collegi, cui è poi demandata la decisione di proseguire nel percorso educativo. Quindi una prima fase di formazione, una seconda fase di presentazione al contesto scolastico. Laddove e solo se si dovesse decidere di dare esecuzione a questo progetto, è prevista la convocazione di una riunione di tutti i genitori che potranno scegliere se aderire o meno. I bambini che non aderiranno al progetto, la scuola offrirà per questi bambini un'alternativa. E naturalmente, questo come sempre, questo progetto, come tutti gli altri che rientrano anche nell'autonomia, diciamo, educativa delle scuole sui vari temi, questo della discriminazione e della violenza contro le donne è uno dei temi su cui la scuola lavora da molto tempo, verrà sottoposto al Consiglio della scuola. Pertanto, le preoccupazioni manifestate, quali il mancato coinvolgimento dei genitori, le non sufficienti garanzie offerte da chi diciamo, è promotore di questo progetto, non riguardano, ai dati che sono a mia disposizione, la sfera di competenza sia per la procedura che per il merito, che invece testimonia un coinvolgimento pieno delle istituzioni e una piena facoltà sia delle singole scuole, sia dei singoli insegnanti, sia da ultimo, per ultimo, ma non da ultimo, delle singole famiglie di aderire a questo tipo diciamo, di approfondimento. Grazie, ha facoltà di replicare il deputato Federica, prego, onorevole. Grazie, Ministro. Ministro, devo dirle che le hanno mentito. Le istituzioni locali, da questo punto di vista c'è una responsabilità politica che le chiedo di verificare e prendere i dovuti provvedimenti, le hanno mentito perché sono stati gli stessi genitori a dire che non sono stati informati. Il progetto, infatti, è presentato in modo generico, non andando a specificare di cosa si tratta realmente, semplicemente dicendo che è una sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Io le chiedo, è una sensibilizzazione contro la violenza delle donne dire, e cito esplicitamente il progetto, che i bambini possono esplorare i corpi dei loro compagni ascoltando il battito del cuore? Ovviamente i bambini possono riconoscere che ci sono delle differenze fisiche che li caratterizzano, in particolare nell'area genitale. È un contrasto alla violenza sulle donne
presentare delle schede in questo progetto che fanno indossare e scambiarsi i vestiti tra maschietti e femminucce nelle scuole materne. È un progetto contro la violenza sulle donne quando ai bambini si chiede di invertire i giochi, la macchinina bisogna darla alla bambina e la bambola bisogna darla al bambino. È un progetto contro la violenza sulle donne quando nelle stesse schede si dice esplicitamente è molto importante che l'insegnante si ponga quale figura che permetta loro di mettere da parte le cosiddette differenze di genere, una nuova visione del maschile e femminile. È una differenza, è una lotta contro la violenza sulle donne quando si presentano delle figure dove il papà e la mamma sono raffigurati in modo identico fisicamente, come sono vestiti, differenziano solo dalla lunghezza di capelli, per dire che è la stessa cosa. Il rispetto tra i sessi si ha nel rispetto della differenza e non si può instillare in un bambino così piccolo con questa violenza psicologica un'ideologia che è costata 11.000 euro al Comune di Trieste, ma costerà ben di più dal punto di vista sociale e psicologico a soggetti così piccoli e indifesi. Grazie, le chiediamo di agire Federica. Immediatamente, perché Devo questa concludere. Non è una battaglia politica, è una battaglia per i nostri figli e il futuro delle nostre comunità e Grazie. Società. Grazie.